sono due le grandi questioni oggetto del confronto tra Fratelli d'Italia, le opposizioni e il Presidente del Consiglio Conte. Quella sanitaria, è incredibile che ancora oggi non ci siano abbastanza mascherine, non si facciano abbastanza tamponi, i medici che sono la prima fila continuino ad essere contagiati. Su questo intendiamo chiedere conto al governo. E poi le esigenze economiche, serviranno moltissimi soldi da immettere nel sistema per mettere in sicurezza le nostre imprese, i nostri lavoratori, per dare certezze alle famiglie italiane. Fratelli d'Italia è disponibile a fare la sua parte come dall'inizio, ma chiediamo di essere coinvolti, chiediamo di lavorare. La situazione del Parlamento italiano di fronte a un'emergenza come quella del coronavirus non può essere questa, non può essere un palazzo chiuso, sbarrato agli occhi dei suoi cittadini. Noi chiediamo che il Parlamento diventi un'unità di crisi nella quale quotidianamente poter lavorare, mettere insieme le energie migliori, fare proposte, dare risposte agli italiani. Di questo parleremo.